odierna? Sì, per le giorni più usati, no? Ciao Cristian, sono Renato Merchio Bruno. Adesso arriva la prima classifica, insomma, che si va. Si proverà a far diventare secondo. No, si proverà, cercherà di batterla, anche come hai detto te, primi classifici, quindi vuol dire che sono potenziali nuovi. Nel Milan è favorito numero uno alla vittoria dello scudetto. Non c'è bisogno di presentare a tardo questa partita, nel senso che è una partita dura, dove in questo momento sono anche abbastanza in forma loro, e c'è Ibrahimovic, il campionato sta vincendo quasi da solo, c'è Nocerino come tocca palla fa gol, Thiago Silva il migliore difensore forse d'Europa, quindi sarà difficile. Noi con il mister dell'onore stiamo disputando buone prestazioni, manca un po' di punti forse alla pelle in classifica, dove abbiamo noi una classifica non delle migliori, siamo sempre fuori dalla terz'ultima, abbiamo un buon margine, dobbiamo migliorarlo e quindi cercheremo con tutte le nostre forze di fare punti, perché prima facciamo i punti diciamo tranquillità e meglio stiamo tutti. Tu hai detto appunto Ibrahimovic, Nocerino, praticamente due nomi dei quattro che ha detto anche il mister ieri, lui aveva appunto anche Pato e Robinho. Come si ferma Ibrahimovic? C'è una soluzione? Si ferma non dandogli tanto spazio, cercare di anticiparlo quando è possibile, invece quando prende palla cercare magari con la doppia del compagno di non fargli vedere la porta, che come vede la porta poi di punto si può inventare qualche giocata e fare gol. Ho detto due o tre nomi, io però sono tutto campione, parliamo del Milan, quindi rispettiamo tutti e quindi adesso ci stiamo preparando, abbiamo una settimana normale. Recuperiamo un po' di energie che abbiamo speso la settimana scorsa e giochiamo in casa, quindi un aiuto in più. In casa comunque si fa meglio che in trasferta, quindi proviamo e è normale che dobbiamo fare anche nel partito. Senti, al di là dei risultati che a volte non sono arrivati, ci sono state delle buone prestazioni. Ha sentito un po' la pressione addosso, anche comunque, insomma, perché per basso ci sono delle squadre che insomma, stanno riprendendo, ma ha sentito un po' la pressione, la tensione di questa partita? No, la tensione, la pressione c'è sempre. Ogni domenica quando sono in campo, adesso è meglio non guardare più di tanto la classifica. È normale, se avevo qualche punto in più, che penso che obiettivamente sul campo avremmo meritato, c'è ancora più serenità, però noi guardiamo noi stessi, adesso cerchiamo di avere un'identità di squadra e di fare noi la partita senza guardare gli avversari, tanto sappiamo che i punti che devi fare per salvarti sono più o meno intorno sempre ai 40 punti, quindi sono quelle che bisogna fare, non è che li regalano le altre squadre o di pensare agli altri. E siamo il Barca, siamo consapevoli, siamo una buona squadra, se facciamo le cose che ci chiede il mister, questo sicuramente. La stima c'è, e manca qualche vittoria, che in questo momento finale del campionato sono importanti perché non c'è più tanto tempo. Si avete aspettato a questo momento della stagione di essere praticamente il vice capocannoniere del Parma? Non solo no. No, scherzo ovviamente. Però voglio sottolineare il fatto che questo Parma ha due difensori, avete fatto una sorta di cooperativa del gol, che è stato
sta superando le mancanze degli attaccanti, dove il corso giuridico è non so se è un pregio quando si parla di queste cose o un difetto, però va bene, quasi sono cose importanti che portano a casa punti, facciamo un gol un po' tutti quanti, io l'ho abituato a segnarne di più, quest'anno ne avevo fatti due, però alla fine uno me l'hanno annullato, quindi ho fatto solo uno, per di più anche non qui, però se vengono i gol dei difensori aiutano a vincere delle partite, sono tanti risultati. Quindi servono anche quelli, è normale che il gol li fanno gli attaccanti, Giovinco che ne ha fatti tanti, Floccari purtroppo fa un lavoro preziosissimo per la squadra, ha avuto anche due diversi infortuni, quindi non è stato sempre al top questa stagione, quindi aspettiamo anche i gol suoi, come i centrocampisti, tutti, basta che scopre solo uno, quello di vincere, poi se segna il difensore, segna l'attaccante, non importa. Senti, da quando è arrivato Donadoni la difesa sembrava aver fatto un passo in avanti, forse per essere passati in unità centrali o una diversa tipo di organizzazione, comunque siamo visti notevoli miglioramenti. Poi, ovviamente, nelle ultime due partite ci sono state delle disattenzioni molto gravi, sia con la Fiorentina che contro l'Atalanta, cose che magari vedevamo nella prima parte di stagione, ma anche dalla Rio di Donadoni non ci avete fatto vedere qua mai. Posso dire che confermare che da quando è arrivato il mister Donadoni comunque la fase difensiva è migliorata, dove gli avversari non è che tirano tantissime volte in porta e ci mettono tantissima pressione, non si fanno uscire dalla nostra area di rigore, quindi è normale che in Serie A si può prendere gol ogni domenica e nelle ultime abbiamo preso un po' di più del solito, a volte come detto te anche per disattenzioni personali o errori, e così quando si fa gol di solito c'è un errore di qualcuno e sì, a volte si compromette le vittorie, quindi c'è sempre da migliorare e penso che come organizzazione, come difesa di squadra va bene, perché comunque anche domenica a Bergamo non è che abbiamo corso tantissimi pericoli, c'era Dennis che fa tanti gol, ci ho saputo fare gol con gli altri attaccanti, però come hai detto te in alcune partite qualche disattenzione magari si può costare caro, quindi dobbiamo eliminare questo, perché come organizzazione globale di squadra va bene, come anche in fase offensiva, sono molto contento perché ci arriviamo adesso davanti al portiere, creiamo anche a fare gol, abbiamo l'ultima partita con Napoli, Genova o anche l'Atalanta, magari a volte ci manca l'ultimo passaggio o addirittura il tiro in porta, quindi così si vincono le partite facendo, concretizzando le occasioni che abbiamo, adesso ne creiamo e cercato di stare più attenti e